Dopo tre settimane di stop, la Lazio torna in vasca. L'avversario è tosto davvero. I campioni del Recco, l'ultima corazzata prima della volata per i playoff. Buon pomeriggio e benvenuti al palazzetto della Lazio Nuoto, incontro della 16ª giornata tra i biancocelesti allenati da Pierluigi Formiconi e i campioni in carica del Recco. La posizione centrale adesso scarica sull'esterno e va facile a segnare Gitto. Espulsione temporanea, ha messo la mano sulla testa dell'avversario. Il numero 8, Francesco Di Fulvio, che arriva anche alla conclusione 2-0. Va nel pozzetto Felugo. E allora proprio il capitano a fare una serie di finte, trova Calcaterra. Sempre loro due, 2-1, a corsa di distanza la Lazio. Seguiamo l'azione del Recco con Gitto, serie di finte, palla che arriva ancora con estrema facilità nella zona più pericolosa. Plainovic, 3-1. Il 28 febbraio mette c'è la splendida conclusione di Antonio Vittorioso. Vediamo Di Fulvio a tu per tu con Vespa, perde un attimo il pallone, riesce comunque ad andare alla conclusione trafiggendo il portiere laziale, 4-2. Colosimo che va dal centro a boa, Matteo Leporale, grande lavoro e guadagna un tiro di rigore. Vittorioso contro Tempesti, due monumenti della pallanuoto italiana, parte Vittorioso e trasforma 4-3, Lazio che resta incollata all'avversario. Non ce l'ha fatta Cannella a strappare il pallone a Felugo, 10 secondi, in 5 la conclusione improvvisa di Alex Giorgetti che dopo una finta beffa Lorenzo Vespa, 5-3. Con la Lazio che ha due uomini in meno in questa occasione, sarà facile, promette per il Recco, andare alla conclusione e trovare il gol come è successo con Francesco Di Fulvio, tripletta personale. Secondi, alza e conclude Vittorioso e sulla ribattuta Alessandro Mele si stava avventando come un falco, c'è l'irregolarità netta e tiro di rigore. Tendono un attimo gli arbitri, parte Vittorioso e la parata di Tempesti che scambia con Figari, palla lunga, bellissimo gesto atletico di Giorgetti e pallone che resta con un errore a Recco che ne approfitta con troppa facilità grazie alla marcatura di Aicardi. Laziale si appoggia da Colosimo, splendido passaggio per Matteo Leporale, che assist e che tocco al volo del centro po' laziale. Meno 3, 7-4 per Samuels, ancora Cannella, finta il tiro, Giacomo Cannella, 7-5, il pallone, il Recco, palla che arriva a Aicardi, c'è l'uomo in più, devono chiudere i difensori, palomba di Aicardi. Seguiamo Giacomo Gianni, per Samuels, ha un po' di spazio l'americano, va comunque da Leporale, che gli piace giocarlo al volo, quasi come fosse un pallavolista, no? Che sotto rete l'appoggia per la seconda volta e ancora la Lazio a meno 2. E allora da oggi la battezziamo la veloce di Matteo, avanti di 2 il Recco, ma devo dire Lazio, come ho detto prima, c'è presente e attenta contro una corazzata. Ancora un duello vinto dal Recco per Federico Colosimo in 1, arriva sul fondo Colosimo, cambia completamente fronte, ma cosa ha fatto la Lazio, tutto al volo, portando alla conclusione Joshua Samuels, Lazio a meno 1. Figlioli perde palla e prova la palomba, Colosimo per Calcaterra che andava fuori ma la mette dentro, Alessandro Calcaterra 9-8. Va da Gitto, sempre il numero 3, passaggio per Felugo, la conclusione che passa sotto al braccio destro di Vespa e torna più 2 il Recco. Fallo su Madaluno, non viene vista, una scorrettezza evidente su Capitan Vittorioso che fa un numero imbarazzante, lui per Madaluno, si torna dal 7, prova la conclusione con Mella ed è il pareggio 10-10. Recco che vuole reagire ovviamente, non ci sta e allora si va in posizione di centroboa, rigore guadagnato per fallo di Sacco, fischio che arriva adesso, parte Giorgetti, la marcatura 11-10. 1-28, spazio Figlioli, deve giocare veloce
la Lazio che si affida a Samuels per Raffaele Maddalino a 30 secondi dalla fine. Raffaele regala il meno uno. Una Lazio che sta combattendo alla grandissima con Felugo che va alla conclusione da fuori e subito regala i suoi il più due. Serie di passaggi che porta alla conclusione Felugo. E c'è un uomo in più momentaneo ancora per il Recco che la mette dentro, quasi una schiacciata di Francesco Di Fulvio. Il Recco con la palomba di Figlioli, 16-11 su Felugo, e ancora Figlioli che trova lo spazio del più 6, 17-11 anche in questa occasione con il numero 8 Francesco Di Fulvio. Ossigeno alla base conclusiva ed ecco adesso si conclude sul 18-11. Fede, permettimi, vorrei uscire con un commento positivo ed è stato un bello spot per la pallanuoto e soprattutto un bello spot per noi Società Biancoceleste. Uscire a testa alta con il Recco non è cosa da tutti.